son tanto felice. paeseroma.it, videolazio24.it, nel cuore d'Italia, con un amico, Angelo Cigalese. Salve. Più di un amico. Salve, buonasera. Buonasera. Perché Angelo Cigalese, che è un professionista che opera da più di 30 anni, certo, nel mondo della filosofia aziendale, potremmo definire a 360 gradi, nel supporto alle aziende, soprattutto a quelle piccole, a 360 gradi, certo, e sostenendole dal punto di vista consulenziale, amministrativo, finanziario. E oggi burocratico, legislativo. Come ci ricongiungiamo a questa figura professionale? Perché è pur vero che se io venissi da lei, dottor Angelo Cigalese, a chiederle, ho due figli che nella periferia di Roma, mettiamo Roma Est per fare un esempio, sì, debbano tentare verso i 30 anni ancora non compiuti di cimentarsi in un'attività, magari come soci, essendo fratelli, in un'attività imprenditoriale, non trovando lavoro e dunque cercando, anche perché no, finanziamenti, un'attività imprenditoriale che possa vendere e esportare un prodotto addirittura negli Stati Uniti d'America, un mercato florido potremmo dire, però daziato, almeno secondo quelle che sono le ultime notizie non solo delle ultime ore ma delle ultime settimane. Certo. Ecco, come certo si rapporterebbe quindi con questi due giovani? Quali sarebbero le cose da fare immediatamente? Le vogliamo elencare? Poche cose ma sicure, pratiche e semplici. Assolutamente. Intanto grazie per l'opportunità. Effettivamente lavoriamo nel settore da 30 anni almeno e supportiamo le imprese con delle soluzioni concrete e pratiche ai vari problemi quotidiani e meno quotidiani che si affrontano. Lo scenario che ha poco fa illustrato è uno scenario molto comune: persone che sono in cerca di lavoro, che hanno dei figli che vogliono avviare delle attività e che non hanno possibilità di accesso al credito ordinario. Questa è una, uno scenario che si presenta spesso e che, c'è da dire, attualmente ha delle possibilità, ha delle soluzioni. Esistono degli strumenti finanziari specifici che servono a finanziare nuove attività, cosiddette start-up. Bravissimo. Start-up, settore commerciale, settore servizi, settore produzione, con importi che possono arrivare per i ragazzi entro i 35 anni anche a diciamo importi rilevanti nell'ordine dei 3 milioni di euro, finanziati a tasso zero sulla base di un business plan che consente a queste persone, chiaramente a seguito di un'analisi fatta come si deve, di accedere a questi finanziamenti agevolati che sono concessi, è bene chiarire, dallo Stato italiano attraverso delle strutture specifiche che sono preposte a queste operazioni. Vero è che non sono molto note, e questo perché chiaramente non c'è una divulgazione capillare. Noi abbiamo riscontrato, soprattutto nel Lazio e in altre regioni, che sono strumenti poco utilizzati. Pochi sanno, per fare un esempio, che è stato di recente introdotto in alcuni comuni del Lazio un contributo anche a fondo perduto che arriva al 35% dell'investimento totale fino a 200.000 euro. Era una misura destinata solo al Sud Italia che, attraverso un decreto di recente pubblicazione, è stata estesa nuovamente anche al Lazio. Quindi, con questa cosa, chi abita a Roma è una cosa fattibile. Però ecco, torniamo al discorso. Intanto iniziamo, sì, a dire una cosa che, sì, forse più per cultura popolare, no? A volte, certo, una famiglia ha paura, no? Non si è mai stati imprenditori, non si è mai avuto un'esperienza in, certo, in un'attività autonoma, dice, però sai, adesso mio figlio si imbarca in questa avventura, però poi sì, magari danno i soldi, però chissà i controlli, insomma non gestiremmo mai una montagna di pratiche burocratiche, forse è una fregatura, come se ne esce vivi? Ecco, queste sono le domande più pratiche che potrebbe fare, per l'appunto, non solo un ragazzo ma anche il padre di quel ragazzo. Certo, certo, e sono perfettamente d'accordo, nel senso che è sempre necessario rivolgersi a persone qualificate, perché guardi, le imprese non si inventano, si costruiscono a tavolino facendo una pianificazione che deve essere, soprattutto in Italia, giuridica, amministrativa, commerciale, tecnica, produttiva, economica e finanziaria. Anche dal piccolo esercizio di vicinato, per fare un esempio, ad andare alle attività più complesse, se non c'è una pianificazione organica della propria azienda, prima o poi in qualche ambito si ha il problema. Cosa voglio dire?
Non tantissimi professionisti sul mercato, ma ci sono persone in grado di poter dare delle indicazioni corrette, e non dimentichiamo che talvolta anche gli stessi enti che erogano questi finanziamenti sono abbastanza competenti, hanno uno strumento ovviamente di accompagnamento e di selezione per dare anche un consiglio sulla fattibilità dell'operazione. Ecco, non ci dimentichiamo che insieme al dottor Angelo Cicalese, professionista del settore aziendale a 360 gradi, che ha visto la nascita di più di 8.000 imprese. Vero. Ecco, affrontiamo la tematica al punto giusto, potremmo dire, proprio mai in una condizione che mai come oggi, diciamo, è così attuale. Però, tornando su questa piccola impresa che si dovrebbe in qualche modo aprire nella provincia di Roma, come pure sulla periferia di Roma, in una periferia magari svantaggiata, certo, per vendere cosa? I settori di attività sono tanti, questo è chiaro che è sempre, diciamo così, alla creatività del giovane, dell'imprenditore, inventare il proprio servizio, prodotto o artigianato o esclusivamente la vendita di un prodotto, la rivendita. Ecco, se pensiamo alle nuove piattaforme online, probabilmente per chi le gestisce, per chi è in grado di mettere su un meccanismo informatico di questo tipo, potrebbero essere veramente la chiave, la risposta. Questo però in un'ottica di esportazione, quindi ragionando sul mercato esterno, dunque americano, come dicevo, ma non solo. In tutto il mondo. Sì. In tutto il mondo oggi titoliamo questa nostra trasmissione, questo nostro appuntamento, proprio con un titolo relativo a questo, cioè sul passaporto elettronico delle merci. Quindi, dopo i dazi USA, se ne è parlato con istituzioni di tutto rilievo, quindi cito Coldiretti, una trattante, della importanza della valorizzazione, se così possiamo dire, dell'etichetta di ogni prodotto, etichetta che deve essere presente, ben visibile, e che certifichi già la provenienza, appunto il Made in Italy. E allora c'è bisogno di una ulteriore certificazione? Guardi, allora facciamola semplice la risposta. Noi abbiamo creato in realtà e sviluppato negli ultimi 30 anni circa 8.000 imprese da zero. Abbiamo fatto 8.000 analisi che hanno portato a 8.000 finanziamenti, abbiamo creato 8.000 nuovi imprenditori che attualmente in gran parte sono operativi, lavorano e funzionano. Come lei però giustamente ha detto, l'economia italiana è in un periodo stagnante. Ciò significa che per poter creare l'afflusso in Italia di nuove ricchezza dobbiamo soprattutto puntare sull'esportazione dei nostri prodotti all'estero, che però incontrano, come lei giustamente ha sottolineato, un grosso problema, ed è il problema della contraffazione. Ci sono numeri incredibili che riguardano la contraffazione dei prodotti italiani esportati all'estero, e purtroppo non ci sono strumenti efficaci che hanno in qualche modo combattuto questo problema, per cui chi compra italiano negli Stati Uniti o in Canada o in Giappone o in Cina, ecco, per non sa se sta davvero comprando italiano. Bravo, non sa se sta comprando italiano, perché il prodotto è un prodotto che non ha possibilità di certificazione circa la sua autenticità, o meglio, non aveva questa possibilità. Perché oggi qual è la novità? Che succede? La novità importante è proprio questa. Da una nostra idea e dalla collaborazione con uno dei colossi proprio americani dell'elettronica, che è la ST Microelectronics, è nato praticamente un nuovo dispositivo che è il passaporto elettronico del prodotto, che null'altro è che la trasposizione di un passaporto elettronico biometrico normale, personale, come quello che portiamo nel portafoglio per viaggiare. Allora, l'azienda che ha inventato e produce il passaporto elettronico delle persone insieme a noi ha elaborato e prodotto un passaporto elettronico, cioè un chip non contraffattibile, che può essere inserito in qualsiasi tipo di prodotto non alimentare per garantire la autenticità e non contraffattibilità di quel prodotto. Quindi sul singolo prodotto, se io mi compro questa penna, bravo, oggi a New York, questa mattina, attraverso lo smartphone, con una, diciamo, applicazione non clonabile, è possibile dimostrare con un'immediata valutazione se quel prodotto è autentico o meno, con la stessa certezza con la quale si identificano le persone negli aeroporti. Probabilmente nell'era dell'elettronica, nell'era della rete, per combattere una contraffazione sempre più intelligente che lavora con la rete,
bisogna rispondere con la rete, con l'elettronica stessa. Guardi, le dico questo, la classe di sicurezza di questi dispositivi è una classe A5. Ecco, praticamente significa che stiamo parlando di una classe di sicurezza militare che è per l'appunto la stessa utilizzata per i passaporti delle persone. Quindi, in sostanza, facciamo un esempio: una giacca di pelle, una borsa, orologi, occhiali, tutto quello che è il Made in Italy in maniera importante come brand, attraverso l'immissione in ogni prodotto di questo piccolo passaporto elettronico può certificare in maniera autentica in qualunque parte del mondo, non contraffattibile, che quel prodotto è unico, autentico e quindi è realmente Made in Italy. È realmente Made in Italy e non Made in China, per esempio. Per esempio, Per esempio, simpaticissimo il dottor Cicalese, perché è da tanti anni che lavora appunto nella realizzazione di startup, quindi con i giovani, possiamo dirlo? Assolutamente. Con i giovani, molto spesso sotto i 30 anni, che trovano così una strada lavorativa, certo. aggrappandosi a ciò che non c'è, perché ahimè siamo qui a parlare di notizie, a parlare del vero, e questa è la nostra presunzione, paeseroma.it, e se parliamo di vero e parliamo di lavoro, non mi sembra... Assolutamente. Di vedere granché. Allora, parliamo ancora di più, spendiamo due parole chiaramente sulle start-up, chiaramente sui finanziamenti. Però sul mercato esterno, estero, l'abbiamo visto, ci sono adesso anche questi dazi che potrebbero essere un problema veramente inopportuno appunto per le aziende, non solo per le start-up, per tutte le aziende che vedrebbero compresso il fatturato tra il 15 e il 20%, per chi oggi già esporta, per esempio dal Lazio o dalla Toscana o dall'Umbria in America. Sì. E questo è un punto. Chissà che col passaporto elettronico non possa essere recuperata parte di tale fatturato, ad esempio. Io direi che in termini civico-politici potrebbe essere una bella proposta da porre sul banco, perché no, parlamentare, possiamo azzardare anche questo. Assolutamente sì, è una proposta di grande legalità, di grande civiltà, che aiuterebbe il nostro paese ad affermare l'identità e la paternità della propria produzione nel mondo, con tutte le conseguenze economiche e fiscali, non solo per le aziende che chiaramente avrebbero la possibilità di vendere nel mondo prodotti con certificazione autentica che sono italiani, ma anche lo Stato italiano ne trarrebbe ovviamente un beneficio dal fatto che queste imprese finalmente riescano a collocare la propria produzione con la certezza all'estero che quando si acquisti un prodotto sia italiano. E quindi quel 20% che in apparenza potrebbe essere in qualche modo defalcato dai dazi, quindi perduto, sarebbe ampiamente recuperato dal fatto che a questo punto all'estero ci sarebbe la possibilità di dimostrare matematicamente che il prodotto che compri è italiano, e quindi immaginiamo di ridurre, se non a ridurre, non annullare, ma ridurre drasticamente la contraffazione del Made in Italy del mondo. E se questo non bastasse, no, perché c'era, dottor Cicalese, un altro progetto di vostra concezione interessantissimo, sì, che forse poteva fare da trade union ed essere un vero e proprio rafforzativo di quello che stiamo appena dicendo circa il passaporto. Che cos'è la piattaforma Italia Centro Commerciale Virtuale, e magari come piattaforma mondiale anche? Ecco. Sì, allora è un concetto molto semplice. L'Italia è il paese delle eccellenze, è il paese delle eccellenze artigianali. Quindi facciamo, rispetto al mercato globale, dei piccoli numeri che però hanno i pregi e i difetti dei piccoli numeri. I piccoli numeri non danno la possibilità alle aziende di poter fare piani di comunicazione e marketing tali da poter far competere sotto il profilo commerciale nel mondo le nostre aziende. Di conseguenza, noi cosa pensiamo? Poiché ormai il futuro quasi totale del commercio è online, al fine di poter garantire a tutte le piccole e piccolissime imprese italiane l'accesso al mercato globale online, l'idea è quella di creare una piattaforma Italia, che è per l'appunto un centro commerciale virtuale italiano, dove questa piattaforma mette queste piccole aziende in condizioni, in primo luogo, di essere presenti sul mercato elettronico, quindi di avere un proprio sito e un proprio canale di vendita online. Ma il vero obiettivo è che questa piattaforma Centro Commerciale Virtuale Italia nasce per fare da interfaccia ai colossi del web marketing mondiale. Ed è questo che le volevo chiedere, ma non è mica che
pensiamoci un momento, sì, riflettiamoci assieme. Certo. Cioè, immaginiamo adesso, no, non lo so, 90.000 piccole imprese. Beh. Dico un numero esagerato? No, ma no, speriamo. No, no, rispetto all'Italia, è un numero ragionevole. Possibile, di, certo, piccoli artigiani, di piccoli imprenditori, certo, che commerciano a questo punto qualsiasi cosa, no? Sì. Magari di mono, piccole aziende monoimprenditoriali, la ditta individuale, per capirci. Esatto. Che si mettano insieme, non conoscendosi, e semplicemente aderendo a questa piattaforma, che è una piattaforma web. Si potrebbe fare la concorrenza ad Amazon? Sì, ma guardi che in realtà l'idea geniale è proprio quella. Perché fare concorrenza? Noi vendiamo ad Amazon e organizziamo chi non potrebbe mai arrivare ad Amazon attraverso questa piattaforma intermedia territoriale, che nasce proprio per valorizzare e colmare quel gap che mette queste aziende nell'impossibilità di dialogare con Amazon. Si potrebbe vederla dal profilo Equo e Solidale, però questo non è un gruppo di acquisto Equo e Solidale, è un vero e proprio gruppo d'acquisto commerciale, quindi è una, esatto, vera nascita, è un vero creare il grossista, la figura del grossista, diciamo così, in rete. Guardi, le dirò di più, l'interesse da parte di questi colossi del web ci sarebbe in maniera certa, perché questa piattaforma commerciale virtuale di fatto accetterebbe solo prodotti certificati con passaporto elettronico. Per cui chi compra online avrebbe la certezza matematica di quello acquistare, che sta comprando. Certo, e poiché questa piattaforma Italia, per decisione dell'inventore, che sono io, immodestamente devo dire, può accogliere solo prodotti certificati, dobbiamo dire che è l'unica piattaforma al momento che viene proposta con questa, con questo quid in più, che chiaramente diventa appetibile per tutti i colossi del web. Oh, dottor Cigalese, per chiudere direi con una battuta, sempre pensando ai miei due figli che non ho, nella periferia di Roma Est, sì, che vorrebbero veramente Roma Est come Roma Sud, come qualsiasi altra città d'Italia e come qualsiasi zona magari depressa dal punto di vista economico, vorrebbero veramente cimentarsi. C'è un detto, un vecchio detto, che le società che funzionano hanno un numero di soci di solito dispari inferiore a 3, è vero? Certo, certo. No, guardi, allora, oggi le normative operative consentono di avere un finanziamento indifferentemente dal fatto che lei decida di farlo da solo o in compagnia. Una piattaforma o anche un negozio, una piccola attività commerciale è finanziabile. C'è la possibilità reale e in tempi molto brevi, avendo le giuste informazioni ed essendo seguiti correttamente, nell'arco veramente di meno di 60 giorni, di arrivare ad ottenere dei finanziamenti agevolati attraverso circuiti che sono statali e che servono per avviare delle piccole attività. Non solo commerciali, artigianali, produttive. Ecco, io vorrei che su questo, sì, lei ci facesse, da amico della trasmissione, qual è, sì, un esempio concreto, senza fare nomi e cognomi, ma un'attività che forse si è realmente aperta anche di recente e che trattava, che vendeva cosa? Allora, guardi, noi su Roma abbiamo fatto diverse tipologie di operazioni nei settori più disparati, abbiamo finanziato aziende che si occupano, per fare un esempio, iniziamo con un esempio poco, diciamo, la pulizia delle strade dopo gli incidenti, hanno acquistato gli automezzi per fare la pulizia, abbiamo realizzato dei centri di produzione televisiva, ma anche cose più semplici come dei bar, come dei ristoranti, come dei centri estetici. In realtà questi finanziamenti finanziano un po' tutte le tipologie di attività. Quello che io mi sentirei di consigliare è di scegliere sempre, più che in termini creativi, ecco, consigliare ai ragazzi sempre di verificare nel territorio in cui intendono operare quali sono prodotti e servizi che mancano. Quindi valutare il mercato, innanzitutto quello interno? Certo, il proprio mercato di riferimento. Guardi, noi abbiamo avuto esempi, abbiamo fatto consulenze in piccoli comuni del sud Italia, dove mancavano le iniziative più banali, che come poteva essere il piccolo negozio di alimentari o la lavanderia o il parrucchiere, e ci sono comuni nei quali abbiamo realizzato i servizi essenziali. Ecco perché qui facciamo una scoperta in trasmissione, ricordo paeseroma.it nel cuore d'Italia, Video Lazio 24, cioè c'è ancora qualche località dove servirebbe il piccolo negozio di alimentari? Certo. Questa, certo, potrebbe essere la notizia. Certo, c'è ancora. Non ne vediamo più.
Non ce ne sono, sono quasi scomparsi, eppure comunque ci sono, c'è ancora la possibilità di questi piccoli esercizi che di pubblica utilità. Allora io dico, perché non dare un servizio alla collettività creando un'iniziativa utile, dare la possibilità a dei ragazzi di trovare un proprio futuro lavorativo e quindi sostanzialmente utilizzare anche in modo corretto risorse pubbliche che siamo certi creano lavoro ed occupazione. I miei figli che non ho correranno a chiamarla, almeno a inviarle una mail in sovraimpressione. Certo. Mi auguro anche i figli di tanti e tante altre amiche che ci seguono e che salutiamo, alle quali diamo appuntamento al nostro consueto appuntamento di approfondimento con la nostra trasmissione Nel cuore d'Italia, nel cuore degli italiani. Un arrivederci al dottor Angelo Cigalese. Grazie e buonasera.